Capitolo 1. L'ignoranza è forza. Dall'inizio della storia, per come la conosciamo, e probabilmente dalla fine dell'era neolitica, ci sono sempre state tre fasce di popolazione nel mondo: quella alta, quella media e quella bassa. Sono state suddivise in molti modi, hanno avuto innumerevoli nomi, e le rispettive proporzioni, così come l'atteggiamento di una fascia verso le altre è variato da era a era. Ma la struttura essenziale della società non è stata alterata. Anche dopo enormi sommovimenti e cambiamenti apparentemente irrevocabili, gli stessi percorsi si sono sempre ristabiliti come un giroscopio che tornerà sempre in equilibrio per quanto lo spingiamo da una parte all'altra. Gli obiettivi di questi tre gruppi sono del tutto inconciliabili. Quello della fascia alta è rimanere al suo posto. Lo scopo della fascia media è prendere il posto di quella alta. L'obiettivo della fascia bassa, ammesso che abbia un obiettivo, perché è una caratteristica costante della fascia bassa quella di essere troppo oberata dai lavori faticosi per prendere coscienza, se non occasionalmente, di qualunque cosa sia esterna alle preoccupazioni della vita quotidiana, è abolire ogni distinzione e creare una società in cui tutti gli uomini siano uguali. Così, nel corso della storia, si ripete in continuazione una lotta che segue gli stessi percorsi. Per lunghi periodi la classe alta sembra avere il controllo del paese. Ma prima o poi viene un momento in cui non crede più in se stessa, o perde la capacità di governare in maniera efficace, o entrambe le cose. Viene quindi rovesciata dalla classe media, che arruola la classe bassa dalla sua parte fingendo di star combattendo per la libertà e la giustizia. Non appena raggiunge l'obiettivo, la classe media fa tornare la classe bassa al suo vecchio ruolo servile e diventa essa stessa la classe alta. Subito, un nuovo gruppo della classe media si forma scindendosi da uno degli altri gruppi o da entrambi e il tutto ha di nuovo un inizio. Dei tre gruppi, soltanto la classe bassa non riesce mai a perseguire i propri scopi. Sarebbe un'esagerazione dire che nella storia non c'è mai stato un progresso materiale, anche oggi. In un periodo di declino, l'essere umano medio sta meglio di quanto non stesse qualche secolo fa. Ma nessun incremento del benessere, nessun ammorbidimento dei modi, nessuna riforma o rivoluzione ha mai avvicinato di un millimetro la prospettiva dell'uguaglianza tra gli uomini. Dal punto di vista della classe bassa, nessun cambiamento storico ha mai comportato qualcosa più di un cambiamento del nome dei padroni. Eccoci. Buonasera Enrico Terinoni. Ciao, buonasera. Sì. Sono in un pub virtuale. L'unica cosa non virtuale è questa birra. Ma sei fuggito al pub? Sì, durante il lockdown. Purtroppo, troppi mesi di assenza dall'Irlanda, bisogna inventarsi qualcosa. Quindi almeno il pub come fondale, insomma. Sì, il pub è un luogo dell'anima, questo più o meno, diciamo, qualcosa che ci appartiene dentro. Com'è quel detto, no? You can take the man out of the bar, you can't take the bar out of the man. Ecco, space bar, direi.
Allora, siamo qui nel quadro del nostro Festival dei traduttori e dei libri presentati dai loro traduttori, Bookmarks, e quest'anno noi abbiamo scelto di fare un'edizione quasi tutta online per i noti motivi e devo dire che avevamo scelto di intitolare già da prima del Covid questa edizione Nuovi Mondi. Nuovi mondi, pensando a tutto quello che c'è, che si nasconde nella, così, nell'espressione nuovi mondi, dal nuovo mondo, l'America, l'Argentina, ma anche mondi inesplorati, mondi ignoti. E così, ecco, ci è venuta l'idea di parlare con Enrico Terinoni di ritraduzioni, di classici moderni ritradotti, tradotti un'altra volta, no? Nuove traduzioni. Enrico, insomma, è un esperto in questo campo perché ha ritradotto l'Ulisse di Joyce, per esempio, e non solo quello, ma la Lettera Scarlatta di Hawthorne e tanti altri classici. E quindi, insomma, vorrei chiederti, a parte che questo sfondo di pub mi fa venire un po' di nostalgia delle nostre revisioni e traduzioni a quattro mani, sessioni di traduzione di Finnegan's Wake. Ti manca un po' Finnegan's Wake? Eh sì, mi manca tanto. Abbiamo vissuto con quel libro per quasi 5 anni. Ecco, veramente, convissuto. E chissà se non ci riconvivremo ancora, speriamo. Bisogna ritradurlo noi. Ecco, però tu adesso sei impegnato con Orwell. Con Orwell, sì, insieme a tanti altri traduttori in Italia, perché l'anno prossimo scadono i diritti, quindi entra nel public domain dopo 70 anni dalla morte, e tantissime case editrici, penso quasi tutte le più grandi, stanno rifacendo le opere di Orwell, non tutte le opere, insomma, però quelle più importanti. Quindi sarà un anno, veramente, credo, una sorta di esclusiva questa, perché quando c'è stato il grande Gatsby c'erano quante traduzioni? 5 se non sbaglio. L'Ulisse ne ha avute 4-5, insomma, questi anni. Però con Orwell rischiamo di avercene più di 10, degli stessi libri in uno stesso anno, quindi sarà molto interessante. Che succede quando c'è una situazione del genere? Cioè, intanto perché bisogna ritradurre di nuovo un libro, ma che magari nel corso dei decenni è stato già tradotto tante volte, e poi quando abbiamo sul tavolo 8, 9, 10 traduzioni nuove, tutte diverse, che cosa succede? Ma io credo che la risposta può essere di due tipi, quella che danno gli editori, che ha a che fare sicuramente con l'idea del long selling, cioè del fatto che se tu fai un classico contemporaneo, che mi viene in mente Dorian Gray, sei sicuro che avrà una vita lunga, perché venderà le sue copie ogni anno, e quindi agli editori conviene fare questo. Quanto invece ai traduttori, perché avvicinarsi a ritradurre i classici o quantomeno le opere, insomma, famose? Secondo me un po' è la sfida, cioè un po' è la sfida, cioè i libri che tutti abbiamo letto in passato quando eravamo piccoli e che a volte ci hanno soddisfatto, a volte meno, e per entrambi i motivi uno può volerlo ritradurre un libro. Se ti è piaciuto, ti vuoi sfidare un po' questa cosa e provare a farlo meglio. Se non ti è piaciuto, vuoi rendere giustizia. Quindi un po' questo è il motivo per cui, per esempio, io scelgo alcuni dei classici. Non sempre li scelgo, alcuni mi sono proposti. Questo qui, però, questi di Orwell li ho scelti perché li ho letti da piccolo. E credo che sia importante rifarli, i classici, perché hanno una vita continua, non sono libri che muoiono. Dopo una vita breve, di solito rimangono in circolazione per tanto tempo e quindi vanno anche adattati un pochino al presente. È anche vero però che vanno tradotti in maniera differente dal passato, proprio perché noi siamo traduttori differenti dai traduttori del passato, quindi non ci si può aspettare che un libro rimanga sempre lo stesso, cambierà in base ai lettori, quindi cambierà in base ai traduttori. Cambia la lingua, ma cambia anche il quadro sociale. Negli ultimi decenni sono successe, no, pensiamo 1984, insomma, è un libro talmente, è uno di quei libri, di quei classici di cui spesso si dice, no, che uno potrebbe
pensare di conoscerlo, no? Insomma, di aver preso qualcosa di questo libro da quel che circola nell'aria, ecco, nell'aria del tempo, anche magari senza averlo mai letto tutto, no? Sì, e si applicano poi a contesti diversi. Tu dici 1984, ma ancora di più Animal Farm. Cioè io mi chiedo, per esempio, dal punto di vista critico, se abbia ancora senso spiegare Animal Farm come critica, chiaramente, dei totalitarismi di allora, lo stalinismo, o se non sia oggi più utile, per esempio, proporlo come un testo per bambini contro il bullismo, per esempio. Oppure contesto contro le varie forme di violenza che esistono oggi. Cioè, la bellezza dei classici è che in qualche modo si distaccano dal loro ambiente e noi possiamo avvicinarci ai classici con lo spirito archeologico, quindi ricostruire che significavano allora, che però possiamo anche avere un altro approccio, che è quello di dire perché lo rifacciamo oggi. E allora questi libri diventano un'altra cosa. È ovvio che non va perduto di vista il contesto di partenza. Però ecco, fermarci a quello secondo me è un po' pericoloso, soprattutto perché se un libro vive per tanti anni dopo la morte dell'autore, dopo la sua stessa, insomma, dopo la circolazione che può avere, che si è magari interrotta o è scemata, se questo accade è perché ha da dire qualcosa al futuro, non al passato. Adesso i libri di Orwell possono essere tranquillamente letti come una critica della tirannia globalista, come è stato detto. Possono essere letti come la critica alla finanziarizzazione del capitale, oppure possiamo dare le letture classiche marxiste, però è proprio questo che fa sì che devono adattarsi loro le traduzioni al presente per parlare una lingua nuova. Quindi mi stai dicendo che un traduttore che si cimenta di nuovo con un classico è comunque anche un critico, è un interprete. Cioè, questa rilettura poi partorisce un nuovo sguardo che è sì retroattivo su quel classico, che però poi mette dei semi nel futuro. Sì, critico, io userei il termine interprete, perché lo usiamo pure per gli attori, no? E noi ci ricordiamo della grande interpretazione di Carmelo Bene, della grande interpretazione di Orson Welles, ci ricordiamo dell'interpretazione di un attore di qualcosa, esattamente come ai tempi di Shakespeare era molto più famoso l'attore Burbage che William Shakespeare stesso. Il traduttore è un interprete, questo è andato di fatto, chi lo nega, mi spiace per lui, e quindi se è un interprete dice la sua in qualche modo. Ovvio che non stravolgi nulla, però dici la tua e sono le parole che ti permettono di dire la tua. E le parole sono diverse, quelle che usiamo noi e quelle che usano gli altri. Qualunque professore di traduzione che fa esperimenti proponendo lo stesso testo a 10 persone, ottiene 10 versioni diverse, ma è andato di fatto, non c'è da discutere su questo. C'è il fatto però che invece un traduttore può avere degli obiettivi. Allora se il traduttore ha un obiettivo come quello che dicevo prima, ovvero far sì che Animal Farm, la fattoria degli animali, diventi un testo davvero per bambini e che lo portiamo nelle scuole per insegnare che le sopraffazioni dei più violenti vanno contrastate, allora diventa un'altra cosa, no? E diventa tanto importante quanto lo era prima questa cosa nuova. Cioè prima si stigmatizzava il totalitarismo stalinista, adesso queste forme diverse di precarizzazione della violenza, di differenziazione della resistenza, no? Senti, ma una curiosità, quando c'è un testo del genere che ha già ricevuto varie altre versioni nel passato, qual è l'approccio? Cioè, qual è il tuo approccio? Parti direttamente da una lettura approfondita, del testo inglese oppure, fai una panoramica, magari leggi qua e là le traduzioni già esistenti, le vai a controllare prima, le controlli dopo. Come funziona? Io di solito le leggo sempre in fase di revisione le traduzioni esistenti, così non mi sono fatto influenzare e però al contempo posso vedere anche quello che hanno fatto gli altri e a volte anche correggere il tiro, perché no? Non sono uno di quelli che dice non le leggo le traduzioni degli altri, perché non so, perché non vedo il motivo per cui non bisogna leggere traduzioni altrui. Certo, farlo in contemporanea con la tua diventa un po' pericoloso perché rischi davvero di fare
esattamente quello che ha fatto un altro, di farti influenzare troppo, però in fase di revisione. Io mi avvicino sempre ai libri di questo tipo un po' con un'idea in mente, cioè con Joyce, vabbè, è andato di fatto, io ho tradotto Joyce, prima Luis e poi con te il Finnegans, dopo aver per 10, 20, 15 anni, 20 anni studiato Joyce, e quindi avevo già un'idea anche critica precisa di quello che andava fatto, secondo me. Con Orwell è molto simile, io sono uno di quelli che ha sempre preferito i saggi di Orwell alla narrativa. Non sono l'unico, tantissimi dicono questa cosa. Perché i saggi di Orwell sono molto molto belli. E poi c'è una continuità ideale fra quello che dice nei saggi e quello che dice nei libri. Per cui, per esempio, una idea, una cosa che mi ha spinto a tradurre in un certo modo certe cose di 1984 è proprio l'idea che lui porta avanti nei saggi, ovvero della critica dello status quo inglese, del socialismo inglese, della lingua inglese egemonica, cioè lui fa una critica al mondo, ma che parte dal suo particolare. Per cui, quando io mi sono messo a tradurre questo libro in cui c'è il Newspeak, non mi sono posto nemmeno il problema di creare una nuova lingua mondiale, ma di criticare l'inglese, perché lui parlava dell'inglese che stava assumendo questi tratti totalitari. Questa consapevolezza ha fatto sì che quando ho dovuto tradurre le cose in Newspeak, l'ho tradotto in un simile inglese. E quindi non in italiano, mi sono inventato cose tipo psicopolizia come avveniva in passato, oppure la nuova lingua come è stato fatto di recente. Ho inventato una sorta di inglese diverso da quello di Orwell, più comprensibile per il lettore che non maneggia bene la lingua, e però per dare il senso che sì, lui critica il totalitarismo in generale, ma sta principalmente dicendo: guardate che io sono un anarchico inglese, un socialista inglese, e quello che state facendo voi all'interno degli apparati non funziona. Ma questa critica del potere come attribuzione di legittimità linguistica anche, no? Può essere un tratto che lo avvicina a Joyce, secondo te? Certamente, perché entrambi inventano le parole e soprattutto entrambi inventano un sistema in cui il linguaggio può essere distrutto. Cioè, noi abbiamo fatto questi discorsi tante volte, no? Col Finnegans, abbiamo sempre detto che Joyce non aveva intenzione di uccidere l'inglese, ma di piegarlo ai suoi usi, di scardinarlo per ricrearlo in un modo diverso. Come l'obiettivo politico di Joyce era quello di minare alle fondamenta l'egemonia dell'inglese, però lo faceva da irlandese a cui il linguaggio era stato sottratto. Orwell invece percepisce in questo stesso discorso la gravità di una egemonia culturale e politica che però abbia come fondamento l'egemonia linguistica. Lo vediamo oggi, no? Con il fatto che l'inglese si infiltra dappertutto e spesso anche a scapito delle preziosità delle varie lingue. Quindi io credo che è una battaglia molto simile a quella che loro fanno. Poi se pensiamo per esempio ad alcuni aspetti di 1984, come ad esempio la creazione di un nuovo dizionario che non serve tanto a inventare nuove parole ma a distruggerne di vecchie, capiamo perfettamente che quando Joyce diceva nuove parole per tutti, no? New words for all, che poi sono anche nuovi mondi per tutti, sta dicendo quasi la stessa cosa. Cioè noi ci rappresentiamo attraverso il linguaggio e attraverso il linguaggio ci cambiamo. Se invece lo accettiamo il linguaggio per com'è e quindi ci facciamo parlare senza capire che le parole parlano da sé, a quel punto abbiamo in qualche modo perso. E Orwell questa battaglia che fa è linguistica prima di tutto, lo fa in questo libro, lo fa politicamente andando in Spagna e cercando anche di avvicinarsi alla lingua e alla cultura spagnola, catalana. Lo fa con Animal Farm inventando i nomi delle persone, degli animali, insomma, che hanno tutti molto importanti i nomi che lui sceglie, non sono presi a caso. Per esempio su questo, insomma, dov'è che ti è servita più inventiva? Allora, io i due libri che sto facendo sono 84 e Animal Farm, che faranno parte di un volume che ne comprende altri tre di libri: Omaggio alla Catalogna, Down and Out in Paris and London e poi Burma Days. Allora, io ho in entrambi i libri che ho fatto ho provato, per quel discorso che facevamo prima, a scardinare un po' il rapporto che c'è stato fra i testi di Orwell e le proprie traduzioni italiane. Ad esempio, inventando questa sorta di inglese strano, per cui una parola come crime stop, che
nel senso, insomma, nel libro significa una sorta di consapevolezza che stai per fare un crimine, commettere un crimine e ti fermi un po' prima, no? Questo crime stop, letto così in italiano, in un testo italiano, sarebbe sicuramente un pugno in faccia. Io mi sono inventato crimine alt, no? Crimine alt, che più o meno il lettore lo capisce, ci arriva, sa che è quello. Oppure la famosa thought police, che sarebbe appunto la psicopolizia, la polizia del pensiero, quella che entra dentro i nostri pensieri e desideri. Io l'ho chiamata la mental police. E lì ho fatto pure, credo, qualcosa che qualcuno potrebbe dire un arbitrio, perché in inglese mental significa anche folle, pazzo. Però è un arbitrio fino a un certo punto, perché un'idea di avere la psicopolizia è un'idea folle. E tutte queste cose qui. Oppure, per esempio, nell'Animal Farm ci sono i personaggi che hanno un nome specifico, e c'è questo personaggio che si chiama Clover, che in tante traduzioni è stato tradotto come trifoglio. Clover è il trifoglio, però il problema è che questa è una femmina, per cui in passato è stato così obliterato, cioè non si è pensato che bisognasse inventarsi qualcosa. Per me, la mia si chiama Trifoglia. Ora, perché si chiama Trifoglia? Tutti sanno che il rapporto Irlanda-Inghilterra è un rapporto quasi di diciamo maschile contro femminile, no? Maschile dell'Inghilterra, il femminile dell'Irlanda, Albione, no? Contro la povera vecchia irlandese, per cui sono convinto che in questo personaggio ci sia un qualcosa di questo tipo, ci sia anche una critica di Orwell di questo tipo. Poi sono invenzioni, ovviamente io mi sono messo anche dal punto di vista del bambino, che trovando la parola trifoglia, non lo so, magari sorride pure, più che se avesse trifoglia, insomma. Ma senz'altro. Va bene, io ti ringrazio moltissimo di questa esauriente e magnifica presentazione, insomma, di un lavoro che è in corso, no? Grazie a voi. Come possiamo chiudere con quello che diceva Joyce? Cioè, nuovi mondi per tutti, nuove parole per tutti. Sì, tanti auguri e al vostro bellissimo festival. Grazie Enrico, grazie. Poi ciao. Speriamo di replicare, insomma, di averti ospite in un pub meno virtuale e più reale, insomma. Grazie. Va bene. Ciao. 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 Gli animali erano tutti intenti a dissotterrare rape sotto la supervisione di un porco e rimasero esterrefatti quando videro arrivare Benjamin al galoppo dai casolari della fattoria ragliando forte. Era la prima volta che lo vedevano così concitato ed era la prima volta che lo si vedeva galoppare. «Presto, presto!» strillò. «Venite subito! Stanno portando via combattente!» Senza aspettare gli ordini del porco, gli animali ruppero le righe e di corsa tornarono ai casolari. E infatti, proprio lì in cortile, ecco un enorme carro chiuso con delle lettere scritte sul fianco, trainato da due cavalli. È un tipo dall'aspetto viscido, con in testa una bombetta a cupola bassa, seduto e con le redini in mano. E la stalla di combattente era vuota. Gli animali si misero tutti attorno al carro. «Addio, combattente!» dissero in coro. «Addio, idioti! Idioti!» gridò Benjamin, saltellando tutto intorno e pestando i piccoli zoccoli per terra. «Idioti! Non vedete che cosa c'è scritto sul fianco del carro?» Al che gli animali si fermarono e ci fu silenzio. Muriel iniziò a sillabare, ma Benjamin si fece largo e nel mezzo di quel silenzio mortale lesse: Alfred Simmons, mattatoio equino e fabbrica di colla Willingdon, commerciante in pelli e farina d'ossa, servizi per canili. Non capite cosa significa? Stanno portando combattenti al macello! Gli animali proruppero in un grido di orrore. In quel momento il tipo seduto a cassetta frustò i cavalli e il carro lasciò il cortile al trotto, seguito da tutti gli animali, nessuno escluso, che strillavano a squarciagola. Trifoglina si fece largo e corse davanti agli altri. Il carro iniziò a prendere velocità e Trifoglina sforzò le sue zampe tozze finché riuscì a muoversi al piccolo galoppo. «Combattente!» esclamò. «Combattente! Combattente! Combattente!»
E proprio in quel momento, come se avesse sentito tutti quegli schiamazzi provenire da fuori, la testa di combattente, con la riga bianca sul muso, fece capolino dalla finestrella sul retro del carro. «Combattente!» esclamò Trifoglina con voce angosciata. «Combattente, esci! Esci subito! Stai andando incontro alla morte! È lì che ti portano!» Tutti gli animali presero a gridare «Esci, combattente, esci!» Ma il carro ormai aveva già preso velocità e si stava allontanando. Non sapevano se combattente avesse capito quel che gli diceva Trifoglina, ma un attimo dopo il muso scomparì dalla finestra e si sentì un tremendo sbattere di zoccoli da dentro il carro. Stava tentando di sfondare la porta a calci. C'era stato un tempo in cui a combattente sarebbero bastati pochi colpi di zoccoli per fare a pezzi il carro, ma ahimè, la forza lo aveva abbandonato e in pochi secondi il rumore degli zoccoli si fece sempre più fievole fino a spegnersi. Disperati, gli animali cominciarono a fare appello ai due cavalli che trainavano il carro per farlo fermare. «Compagni, compagni!» esclamarono. «Non portate a morte un vostro fratello!» Ma quelle stupide bestie, troppo ignoranti per capire quel che stava accadendo, abbassarono le orecchie e accelerarono il passo. Il muso di combattente non riapparve più alla finestra. Troppo tardi, qualcuno pensò che avrebbero potuto correre avanti e sbarrare il cancello. Infatti, l'attimo dopo, il carro già scompariva in lontananza lungo la via. Combattente non si rivide mai più. 3 giorni dopo, fu annunciato che era morto all'ospedale di Willington, nonostante avesse ricevuto tutte le cure di cui un cavallo potesse aver bisogno. Fu Spiffero a riferire la notizia. Disse di essere stato presente durante le ultime ore di combattente. «Non ho mai visto nulla di più toccante», disse Spiffero, alzando lo zampetto e asciugandosi una lacrima. «Sono stato al suo capezzale fino alla fine. E in quel momento, quando era troppo stanco per parlare, mi ha sussurrato all'orecchio che il suo unico rimpianto era di morire prima che il mulino a vento fosse ultimato». «Avanti, compagni!» ha sussurrato. «Avanti nel nome della ribellione! Lunga vita alla fattoria degli animali! Lunga vita al compagno Napoleone! Napoleone ha sempre ragione!» Sono state queste le sue ultime parole, compagni. Al che l'atteggiamento di Spiffero cambiò repentinamente e i suoi occhietti iniziarono a lanciare occhiate sospettose da una parte all'altra prima di procedere oltre. Gli era giunta voce, disse, di una malignità circolata al momento del trasporto di combattente. Alcuni animali avevano notato la scritta «Mattatoio equino» sul carro che se l'era portato via, per poi trarre la conclusione che combattente era stato mandato al macello. «Incredibile!» disse Spiffero. «Come un animale potesse essere tanto stupido? Forse!» esclamò indignato, dimenando la coda e saltellando da una parte all'altra. «Forse non conoscevano il loro amato comandante, il compagno Napoleone!» La spiegazione era oltremodo semplice. Il carro, che in precedenza era stato di proprietà del mattatoio, era poi stato acquistato dal veterinario, che non aveva ancora avuto il tempo di riverniciarlo. Da lì l'equivoco. Gli animali furono tutti enormemente sollevati nel sentirlo. E quando Spiffero riprese a descrivere con vividi dettagli il letto di morte di combattente, le cure ammirevoli che aveva ricevuto, nonché le costose medicine che Napoleone aveva acquistato senza batter ciglio, gli ultimi dubbi furono fugati. E il dolore che gli animali avevano provato per la morte del compagno fu mitigato dal pensiero che almeno era morto felice. Napoleone in persona si presentò all'incontro della domenica successiva e pronunciò una breve orazione in onore di combattente. «Non era stato possibile», disse, «riportare le spoglie del loro compianto compagno per poterlo seppellire nella fattoria, ma avevo ordinato di comporre una grossa corona con gli allori del giardino da collocare sulla tomba di combattente. E di lì a qualche giorno i porci intendevano dare un banchetto in memoria e in onore del defunto». Napoleone concluse il suo discorso con le due massime preferite da combattente: «Lavorerò ancora più sodo
E il compagno Napoleone ha sempre ragione. Massime disse che ogni animale avrebbe dovuto fare sue. Il giorno del banchetto arrivò il carro del droghiere e consegnò un'enorme cassa di legno alla casa padronale. Quella notte si sentì il frastuono di canzoni cantate a squarciagola, seguito da una lite violenta che terminò verso le 11 con un tremendo rumore di bicchieri rotti. Nella casa padronale non volò una mosca prima del mezzogiorno seguente. E girò voce che in qualche modo i porci avevano racimolato abbastanza soldi da comprarsi un'altra cassa di whisky.